ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A, stadio Dall'Ara, Bologna e Napoli di fronte, con un Bologna che ha perso solo una volta nelle ultime 8 di campionato, 4 vittorie e 3 pareggi. Il Napoli di Walter Mazzarri, che invece ha vinto solo una delle ultime gare ufficiali di campionato contro il Livorno, una vittoria che manca da troppo tempo, il 24 di gennaio. Zona tiro, carica il destro, Zola getta! La deviazione vincente e il Panteron non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi. Ecco il mucchio in area di rigore, parte ad Hilton, pallone che filtra! Ad Hilton! 2-0! Hamsik prova a liberarsi, tiro fuori per Pazienza, mi ha colpito molto male, ne esce fuori un assist però, Lavezzi, tocca al cross, pallone buono dentro, di testa Rinaudo, che inizio partita, Napoli che torna subito. Grande reazione nervosa da parte del Napoli che colpito si riversa alla metà campo del Bologna. Campagnaro, il suo cross dentro al volo Lavezzi, poi il destro di Gargano, Viviano dice di no, grande opportunità per il Napoli. Quagliarella, Viviano con un piede dice di no, parata difficilissima. Cross dentro, Portanova non arriva e poi incredibile occasione fallita da Succi che poteva regalare il gol del 3-1. Gargano, Cigarini, nuovo entrato, eccolo qui, Cigarini col destro dentro, pallone che filtra, che opportunità per il Napoli. Non c'è più tempo, ha vinto il Bologna, 2-1, un grande Bologna.